Arriva il freddo, questa goccia dal nord che si stacca, arriva sul nord Italia, ma arriverà anche la neve dalle nostre parti? Sì, ci sarà un calo importante delle temperature associato al transito di questo nocciolo freddo in quota, quindi di conseguenza la neve andrà a comparire anche in zone piuttosto basse dell'Appennino, se non addirittura a fondo valle, nelle primissime ore appunto su mercoledì. Quindi quella è la fase che va tenuta d'occhio, anche perché il nocciolo freddo transiterà proprio sulla Liguria. Parliamo di una meno 32 gradi previsti, insomma, dai modelli, una stima chiaramente alla quota di 5.000 metri, che poi si traducono in temperature negative sul nostro Appennino, quindi cime della Val d'Aveto piuttosto che i rilievi poi del Ponente, ma temperature prossime allo zero sui 200-300 metri, soprattutto nel Genovesato e nell'entroterra savonese. Sul Levante la quota neve è alta, ma comunque inferiore a 1.000 metri. Si vedrà qualche fiocco sulla costa? Sulla riviera di Levante no, lo escludiamo, anche se la tramontana acuirà questa sensazione di freddo, quindi già oggi, complice la mancanza di sole e come dicevo prima, la differenza notevole con la giornata di ieri, ha quasi cielo sereno e valori autunnali o comunque primaverili, si sente questa differenza oggi. Domani sarà ulteriormente acuita dalla tramontana dall'Agricale. Ci sarà poi una fase più stabile, ma durerà poco, dopodiché per il fine settimana è attesa questa volta la pioggia. Sì, una parentesi caratterizzata da variabilità, ma sempre con temperature abbastanza rigide. Poi questa estesa saccatura atlantica che impegnerà parte del weekend, soprattutto le giornate di venerdì e di sabato, con questa volta estese precipitazioni, perché quelle delle prossime ore saranno precipitazioni abbastanza diffuse, ma mai con carattere intenso. Venerdì e sabato passaggio intenso con anche venti forti e quindi mareggiate, e sarà da monitorare anche l'aspetto idrologico.